Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidare e oggi siamo qui nel secondo episodio della serie dove andremo a scalare con il municipio livello 3. Innanzitutto ragazzi, volevo chiedervi la vostra opinione per quanto riguarda la nuova intro, quindi quella che avete appena visto. Me l'ha fatta un grafico veramente molto molto bravo, secondo me è molto bella, però magari ditemi perché è un po' troppo tunze tunze tunze. E quindi troverete qui sotto il suo canale in descrizione e scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Lo so che la vecchia intro è un qualcosa di epico, però cambiare è bene, quindi appunto ho deciso di cambiarla. Parliamo invece di clan. Sono nel clan made in YouTube, un clan che ho fondato io col mio altro account, quindi col mio account principale livello 115. È un clan molto molto figo, diciamo che siamo già abbastanza grossi. L'ho creato assieme a Federonzo, che è un altro youtuber di Clash of Clans, probabilmente molti di voi lo conosceranno già. Siamo già a 20.000 trofei. Requisiti per entrare invece sono minimo livello 100 con un municipio livello 9 o 10 ben messo, quindi guardiamo anche il villaggio, le truppe, tutte queste cose qui. Il nostro obiettivo sarebbe quello di provare ad arrivare nella top 200 al mondo e provare anche ad arrivare in buone posizioni italiane. E quindi appunto, se avete questi requisiti potete tranquillamente fare richiesta e vi accetteremo. Se no ragazzi, mi dispiace tanto, però siete tantissimi, quindi non vi possiamo accettare se siete livello 80 o robe del genere. Lo so che sembra una cosa un po' cattiva, però come detto siete molto 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 tanti. E magari in futuro faremo una cosa anche per livelli più bassi, vediamo come si evolverà la vita. E quindi ragazzi, io ho finito con dire tutte le premesse necessarie, news e cose varie. Adesso passiamo un attimo al villaggio. Come vedete ho fatto notevoli progressi, ho fatto tutte le mura al 3, quindi al massimo, anche più o meno le difese sono quasi tutte al massimo, come del resto tutti gli altri edifici. Sono a 794 trofei, quindi Lega Argento 3. Non ho fatto video in Lega Bronzo perché comunque queste leghe sono, cioè si sale molto molto velocemente, si fa 100% molto molto facilmente. E quindi, se la matematica non è un'opinione, ci mancano 1206 trofei per arrivare a cristallo. Allora ragazzi, cosa volevo fare in questo video? Intanto volevo un attimo spiegarvi la tattica che sto usando, diciamo, in questi primi trofei. Semplicemente sono entrato nel mio altro clan, richiedo le truppe e me le dono col mio altro account, che è qui sul mio iPad. Vedete, qua c'è la mia big città. Dono le mongolfiere, veramente una cosa molto molto tattica. E perché mi dono proprio le mongolfiere al 6? Perché a questi livelli sono un qualcosa di devastante. Adesso vi mostro tipo un replay che ho fatto con le mongolfiere al 6. Cioè guardate, ho attaccato questo qui, ho attaccato con Barbari Arcieri il castello del clan, quindi con due mongolfiere livello 6. Ho messo semplicemente prima dei barbari agli angoli per distruggere questi edifici. Poi ho attaccato qui con prima i barbari e poi gli arcieri per distruggere la difesa aerea e la torre dello stregone. E poi adesso velocizziamo un po', se no diventa troppo noioso. Qui ho messo le mie due grandi mongolfiere al 6 che veramente fanno il devasto. Guardate, la cosa bella di queste truppe è che fanno, diciamo, danno a zona e quindi distruggono più cose contemporaneamente. E diciamo che questo compensa un pochino il fatto che sono super mega iper lente, che per andare da una parte all'altra del villaggio ci mettono tipo 20 minuti. E quindi vedete, sono riuscito a fare un bel bottino e anche a distruggere tantissime cose, facendo tipo 40 trofei, se non sbaglio. Che comunque 41 trofei, 45.000 di oro e 19.000 di elisir non sono pochi a questo livello. Ok, perfetto, abbiamo nel nostro castello del clan le mongolfiere livello 6, quindi possiamo fare un bell'attacco. Direi di non puntare tanto ai trofei perché comunque adesso riesco ancora a farli facilmente, quindi punteremo ancora un po' alle risorse. Dovremo riuscire a fare almeno 24.000 per costruire la nostra magnifica bandiera italiana. Lo so che è inutile, però siamo italiani e io voglio la bandiera italiana, quindi andiamo a cercare qualcuno da attaccare e ci vediamo tra pochissimo. Ok, direi che possiamo attaccare questo qui, quindi mettiamo un bel barbaro qui, così intanto distrugge tutto e poi boom. Ok, vediamo se ha qualcosa nel castello del clan. Niente, perfetto. Distruggiamo così questa torre dello stregone. Ok, grandi, grandi arcieri al 2 e barbari al 2, tanta tanta roba perché come avete visto li ho anche potenziati a livello 2. Poi mettiamo il resto delle nostre truppe qui a distruggere questa difesa aerea e mettiamo le nostre due magnifiche mongolfiere qui sopra le torri degli arcieri. Ok, perfetto. Che cavolo, non sono riuscito a distruggere la torre dello stregone, ma dovremo riuscire a fare 100% lo stesso. Comunque ragazzi, guardate, cioè sono una cosa lentissima ste cavolo di mongolfiere. Cioè guardate, 3 anni per andare di qua e di là, di su e di giù. Mamma mia, che noia, che barba, che noia. Distruggete tutto. Speriamo che si separino, così almeno riescono a distruggere più cose assieme. Ok, sono morte tutte le nostre truppe. Mi sa che questa parte la velocizzerò perché è un qualcosa di inguardabile.
Cioè, no, ragazzi, io non ci voglio credere. Non è possibile. Abbiamo fatto 97%, abbiamo distrutto tutto tranne che il municipio. Cioè, poi non venitemi a dire che sono io quello che fa sempre fail, che sbaglio ad attaccare, tutte queste cose. Questa è una questione di sfortuna e capitano sempre tutte a me, non è giusto? Va bene, torniamo a casa, perché comunque almeno siamo riusciti a fare le risorse. Quindi andiamo a prendere la nostra grande bandiera, magari non nelle risorse ma nelle decorazioni. Come buttare via 100.000 di oro al municipio di livello 3, tutorial, bandiera italiana, direi di costruirla tipo qui, così almeno un po' simmetrico. 3, 2, 1, parapapapapa. Ok, abbiamo costruito la nostra bandiera italiana. Direi di mettere anche qualcosa a ricercare nel laboratorio, tipo i golem a livello 2 che sono completamente inutili. Ho fatto anche, come ho già detto prima, i barbari al 2 e gli arcieri al 2, quindi mettiamo anche i goblin al 2. E per quanto riguarda gli edifici, direi di mettere tipo le miniere. Perché, ragazzi, potenzio le miniere e gli estrattori? Perché soprattutto quando saremo abbastanza alti, fare risorse, a parte con il bonus, non sarà molto molto facile, quindi comunque avremo le miniere che ci danno veramente una grossa mano e quindi sarà veramente un casino. Mettiamo anche ad addestrare il nostro esercito di barbari e arcieri. Magari consigliatemi anche qui sotto delle strategie che potrei usare, perché sinceramente io penso che d'ora in avanti attaccherò solo con arcieri per fare tipo i municipi fuori e quelle cose lì. E quindi, ragazzi, questo è quanto. Guardate ancora il mio grande fail, 97% senza municipio, veramente tantissima roba. Ovviamente, ragazzi, questi episodi, l'ho già detto, non dureranno moltissimo perché sono brevi di aggiornamento e tutto quanto. Detto questo, ragazzi, speriamo di riuscire a compiere questa nostra grande impresa. Io vi ricordo di passare per tutti i link qui sotto in descrizione, vi ricordo anche di passare per la mia pagina Facebook. E niente, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ok.